Salve a tutti letterati e letterate, bentornati su questo canale. Prosegue il nostro viaggio in compagnia di Dante e di Virgilio. Siamo all'Inferno, canti importantissimi, numero 11 e numero 12. All'inizio dell'undicesimo canto, i due poeti si trovano ancora nel girone degli eretici, davanti alla tomba di Anastasio II, papa accusato di eresia monofisita. Il monofisismo era una dottrina cristiana eretica che negava la compresenza delle due nature in Cristo, quella divina e quella umana. La strada che va dal sesto al settimo cerchio è sbarrata e due poeti sono costretti a sostare, mentre dagli inferi arriva un tanfo infernale. L'undicesimo canto è un canto che potremmo considerare di pausa, in cui Virgilio ne approfitta per spiegare com'è composto l'inferno. Il settimo cerchio è il cerchio in cui sono ricondotti tutti coloro che in vita si macchiarono del peccato di malizia, cioè l'inclinazione a commettere il male, che può esercitarsi contro il prossimo, o ancora contro se stessi, o contro Dio, in ordine di gravità. Nel girone dei violenti contro il prossimo vi sono tutti coloro i quali hanno commesso in vita azioni contro gli altri, omicidi o per esempio ruberie. Mentre nel girone dei violenti contro se stessi vi sono in primis i suicidi e poi coloro i quali hanno scialacquato i propri beni. Nel girone degli offensori di Dio vi stanno i bestemmiatori, i sodomiti e gli usurai, quest'ultimi in particolare perché offendendo l'arte umana è come se avessero offeso Dio. Virgilio spiega poi la composizione dell'ottavo e del nono cerchio, dove sono destinati coloro i quali si sono macchiati del peccato di frode. La frode può essere commessa contro chi si fida e contro chi non si fida, e a seconda di questa variabile la gravità cambia. All'ottavo cerchio sono destinati fraudolenti contro chi non si fida, quindi ipocriti, adulatori, indovini ed altra bella gente. Al nono cerchio è destinato chi ha commesso frode contro chi si fida, dunque chi è un traditore, dei parenti, della patria, degli ospiti o dei benefattori. È qui che si trova Satana, l'angelo benvoluto da Dio eppure traditore, che si trova esattamente conficcato al centro della terra. L'ordinamento dei peccati puniti all'inferno è stato ricavato da Dante, da Aristotele, in particolare dall'Etica di Aristotele, per come soprattutto è stata letta e reinterpretata da Tommaso d'Aquino. «Ma seguimi oramai, che il gir mi piace», conclude Virgilio. Seguiamo dunque i due poeti al canto dodicesimo. Il canto dodicesimo riguarda il primo girone del settimo cerchio, quello appunto in cui sono puniti i violenti contro il prossimo. A sorvegliare il girone vi è Minotauro. Il Minotauro è emblema dell'uomo che cede ai istinti bestiali, che si abbandona ad essi. Questo girone è contornato da un fiume di sangue, il Flegetonte, laddove sono immerse le anime dei peccatori, sorvegliati per giunta da tre centauri, Nesso, Chiron e Folo. Come tutti gli altri demoni, anch'essi si ribellano alla presenza di Dante, ma sarà poi Virgilio a spiegare a Chirone che il viaggio di Dante è voluto da Dio, e questi dunque non si ribellerà più, anzi suggerirà a Folo di accompagnarli. Or ci movemmo con la scorta fida lungo la proda del bollor vermiglio dove i bolliti facciano altre strida. Io vidi gente sotto infino al ciglio e il gran centauro disse: «Ei son tiranni che dierne sangue nell'aver di piglio», cioè particolarmente inclini alle ruberie e agli omicidi. Tra i tiranni, Dante e Virgilio incontrano personaggi dell'epoca di Dante, ma soprattutto dell'antichità, tra cui Alessandro, forse Alessandro Magno, Dioniso di Siracusa e Zelino da Romano e Obizzo II d'Este. Poi si risolse e ripassosse il guazzo, lasciando i due poeti alle porte del girone successivo. Anche per oggi è tutto, lasciate un like e iscrivetevi al canale.